Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Cluster di importazione hanno rialzato la curva epidemiologica in Abruzzo. A questo si aggiunge la questione migranti ed è proprio di oggi la notizia di un tunisino che sarebbe fuggito dal CAR di Pettorano sul Gizio facendo perdere le sue tracce. Attualmente a Pettorano sono positivi 3 migranti. Il servizio di Giuseppe Dintino. Il virus c'è e nemmeno le alte temperature hanno permesso di arginarlo. Impennata di contagi in Italia, Abruzzo compreso. Secondo il Ministero della Salute, ieri 259 nuovi casi lungo la penisola, 7 solo in Abruzzo. Ma se si guarda l'ultimo periodo, nella nostra regione sono stati registrati oltre 10 casi al giorno negli ultimi 10 giorni, più di 30 solo venerdì. La curva epidemiologica non era così alta dal periodo di lockdown. La ragione di questo nuovo innalzamento dei contagi è imputabile a piccoli cluster di importazione. In virtù della ripartenza economica e della salvaguardia della stagione turistica, l'apertura delle frontiere ha fatto sì che il virus venisse importato dai paesi del nord e dell'est Europa, come Romania, Ucraina e Russia. Anche i migranti africani tra i numeri dei nuovi contagi. Prima che venissero trasferiti in Abruzzo, lo stato di salute dei migranti era già stato verificato a Lampedusa, appena sbarcati, tramite test epidemiologico. Ma solo una volta giunti in Abruzzo si è scoperto che molti di loro, bambini compresi, sono positivi al Covid-19. Quindi delle due l'una, o si sono contagiati a Lampedusa, abbandonati nel centro di prima accoglienza senza alcuna tutela sanitaria, oppure il test epidemiologico, a differenza del tampone, si è rivelato fallace, anche perché molti dei contagiati, in quanto giovani e provenienti da zone dove patologie come ad esempio il diabete sono scarsamente ingerenti, sarebbero asintomatici. Ad ogni modo, generalmente i migranti sono molto più controllati dei turisti, che al momento rappresentano un rischio maggiore. Intanto è notizia delle ultime ore che un migrante tunisino si sarebbe allontanato dal CARA, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, di Pettorano sul Gizio, dove attualmente vi sono 12 migranti, di cui 3 positivi. Forse temendo di essere rimpatriato e di ritrovarsi lì da dove era fuggito, è risultato assente alla colazione ed ora è ricercato dalle forze dell'ordine. Il sindaco del comune di Canistro, nel cui CAS sono attualmente ospitati 35 migranti, di cui 2 positivi, nel corso dell'incontro di ieri col prefetto ha chiesto l'intervento dei NAS, i nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri. Ho chiesto l'intervento dei NAS perché credo che anche i NAS per la loro, abbiano competenza per verificare l'idoneità della capienza della struttura, come è posta la struttura. E se c'è sicurezza anche all'interno della struttura. Intanto preoccupa l'aumento dei casi nelle aree interne. Un nuovo focolaio in Valle Peligna. Sono 8 i pazienti positivi di cui si stanno mappando gli spostamenti e la rete di relazioni. La sindaca di Sulmona, Anna Maria Casini, chiede aiuto alla ASL dell'Aquila. Occorre nuovo personale e accelerare l'analisi dei tamponi, chiede la Casini all'azienda sanitaria. Con un quadro in evoluzione si rischia di non riuscire a seguire nuovi casi, mentre bisogna mantenere l'ospedale Covid-free, ha concluso la prima cittadina. Quel che certo è che l'innalzarsi delle temperature non è stato un valido alleato nella lotta contro il virus, il quale non è mai scomparso dal nostro territorio, e che le temperature poco incidano sulla sua diffusione lo dimostra anche l'innalzamento della curva epidemiologica che riguarda il continente africano. Per evitare la tanto temuta seconda ondata d'autunno, a detta degli esperti, occorre appellarsi al senso di responsabilità individuale e al rispetto di quelle misure igieniche che abbiamo imparato ad applicare in questi mesi. E in Abruzzo nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi casi di contagio da Covid-19, salgono a 3.512 i casi complessivi nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza. 23 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 1, dato invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 195, più 1 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Non si registrano
nuovi decessi, che restano dunque 472 dall'inizio dell'emergenza. Sono 2.821 i dimessi guariti, più 3 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in regione sono 219, anche in questo caso dato invariato rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono stati eseguiti complessivamente 136.795 test. Dei 3 nuovi casi positivi odierni, 2 sono residenti in provincia di Chieti, 1 fuori regione. Il Ministero della Salute ha approvato il piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera regionale per l'emergenza Covid, deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 15 giugno. Lo comunica l'assessore regionale alla salute. Per l'Abruzzo sono a disposizione circa 29 milioni di euro di fondi statali che permetteranno di potenziare strutturalmente l'assistenza sanitaria con l'obiettivo di fronteggiare un'eventuale recrudescenza della pandemia. Le somme saranno destinate sia alle terapie intensive con la realizzazione di posti letto isolati e non isolati, dotati delle necessarie tecnologie, sia a quelle semi-intensive con la dotazione di caschi PAP, ventilatori invasivi e ventilatori a turbina semi-intensivi. Alcuni di questi interventi sono già stati eseguiti dalle ASL e ammessi quindi a ristoro da parte del Ministero. A questi importi vanno aggiunti quelli già assegnati per gli interventi di riqualificazione e potenziamento dei pronto soccorso, dei presidi ospedalieri. Cambiamo pagina, sono stati annunciati 1.165 nuovi ingressi nella scuola tra docenti e personale ausiliario. Ne servono, secondo la CISL, altri 1.000 per fronteggiare la ripartenza post-Covid degli istituti scolastici. Nel corso del TG6 delle ore 14 ne abbiamo parlato in collegamento in diretta con Davide Desiati, segretario della CISL Scuola Abruzzo e Molise. Vediamo l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. 1.165 assunzioni di docenti, 300 per quanto riguarda il personale ATA, come diceva il collega da studio, però rientrano nel turnover. Tra un mese partirà il nuovo anno scolastico, qual è la situazione generale, Desiati? È fortemente preoccupante, siamo appunto a meno di un mese dall'avvio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, 1.165 più circa 300 ATA, 1.165 docenti, sono il semplice turnover, cioè rimpiazzare i pensionamenti. E dopo di questi ci sono ovviamente tutte le nuove necessità legate alla situazione epidemiologica. Ripartire ovviamente con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni sanitarie, del distanziamento, e questo significa che ci dovranno essere delle aule dove dovrà esserci questo distanziamento, dei banchi particolari. Dal Ministero sono in arrivo 16 milioni e mezzo di euro per l'Abruzzo, fondi che voi considerate insufficienti. Sì, i 16 milioni e mezzo di euro sono per le risorse umane, quindi docenti e ATA corrispondono a circa 4 docenti ATA per scuola, quindi decisamente insufficienti. Chiunque anche all'esterno del mondo scolastico può comprendere che con 4 unità in più di personale la scuola non può riorganizzarsi in maniera sicura. Nei piccoli centri dove ci sono meno alunni, meno classi e soprattutto classi con meno studenti sarà più facile far osservare il distanziamento. Per le grandi scuole di Pescara, Chieti, Montesilvano e altri grossi centri della nostra regione la situazione è diversa. Nei piccoli centri il distanziamento è più semplice, le classi hanno qualche alunno in meno e di spazi generalmente c'è disponibilità, quindi la situazione è un po' più affrontabile, ma noi nei centri più grandi e soprattutto nelle città abbiamo le classi pollaio, abbiamo praticamente la situazione di dover raddoppiare il numero di classi, il personale, e vi ricordo 4 unità per scuola. E noi dopodomani abbiamo un incontro all'ufficio scolastico regionale in cui ci verrà dato conto di tutto ciò che è stato richiesto dal sistema scolastico e di tutto ciò che al momento si riesce a fornire. Ovviamente i banchi siamo scettici sulla capacità reale di fornitura entro il 14 settembre, il personale bisogna andare a tappe forzate per un reclutamento molto numeroso. I sindacati avevano proposto un piano straordinario di assunzioni che il governo non ha accettato, riproducendo
facendo percorsi troppo lunghi che non sono stati in grado per quest'anno di garantire questo personale. Quindi avremo un boom di supplenze a settembre. L'ultima battuta io la vorrei dedicare a Desiati, alla mancanza cronica anche nella nostra regione di insegnanti di sostegno. E anche questo è un altro problema a cui bisognerà far fronte. Certo, questo è tra l'altro un problema cronico, perché noi abbiamo ogni anno un reclutamento di oltre 2.000 unità in deroga di sostegno e si tratta di personale non specializzato. È assurdo che l'Università dell'Aquila continui a avere annualmente tra le 200 e le 250 unità con un numero chiuso di accessibilità ai percorsi di specializzazione sul sostegno. Una bocciatura a 360 gradi è arrivata dai consiglieri regionali del centro-sinistra rispetto all'operato della Giunta Marsiglio, masterplan politica sanitaria, commercio e risultati del comitato tecnico scientifico nel mirino dell'opposizione che parla di giunta lenta. Vediamo. Paolucci, parlate di una regione che non va, masterplan, sanità, rifiuti, commercio, il Cura Abruzzo 1 e 2, tante secondo voi le cose da rivedere, perché? È una giunta incapace di governare, che fosse un alieno atterrato da Roma in questa terra, a noi era chiaro, il presidente Romano Marsiglio, ma meno chiaro che diventasse anche nervoso, come è accaduto anche ieri nella doppia conferenza stampa che ha tenuto e che non ha fatto altro che confermare i nostri timori circa questa incapacità di governare. 217 milioni di euro tolti al masterplan per opere strategiche, fino ad arrivare alla totale assenza di programmazione sulla sanità, sui rifiuti, sull'urbanistica, sul commercio e alle impugnative, le tante osservazioni sul Cura Abruzzo 1 e 2. Ieri è stato anche presentato il documento del Comitato Scientifico della Regione Abruzzo, anche su questo punto voi avete avanzato delle perplessità, delle critiche? Beh, intanto perché sono state escluse le parti sociali, volutamente e per tempo. In secondo luogo perché ritengo e sottolineo che il Comitato Tecnico Scientifico ieri abbia dato una serie di enunciazioni di principio, ma non si è entrato in nessuno degli assi, delle misure e delle coperture per proporre una visione e interventi strategici per la nostra regione. In altri termini, si è sostituita la politica. Ieri il Comitato Tecnico Scientifico non ha fatto altro che proporre un documento politico, forse per la campagna elettorale 2024-2029, ma noi abbiamo bisogno di risposte ora e il presidente Romano Marsiglio non ne dà. Che autunno si preannuncia, si prevede per gli abruzzesi? Difficile, perché intanto con questo taglio del master plan sono risorse che hanno già consumato, sono andati a coprire come fossero dei ragionieri le mancate coperture del Cura Abruzzo 1 e 2, quindi risorse questa regione non ne mette a disposizione. Dovremmo essere bravi a convogliare quelle che il governo nazionale ha contrattato con l'Europa e sono importanti, ma senza una capacità di mettere in campo visione e programmazione quelle risorse non arriveranno a bersaglio. La Giunta regionale ha approvato il rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati a causa del lockdown. Si potrà richiedere il voucher, ma anche si potranno richiedere i contanti. Vediamo. Al via il rimborso dei biglietti dell'autobus. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento unico in Italia che disciplina le modalità di rimborso dei titoli di viaggio acquistati ma non utilizzati a causa delle restrizioni nel periodo di lockdown. In linea con quanto disposto dal governo nazionale, concordato tra le regioni, è prevista l'emissione di un voucher di importo calcolato sulla base dei giorni di mancato utilizzo dei biglietti. In Abruzzo però si potrà anche richiedere il rimborso in contanti. In particolare potranno richiedere i soldi in mano gli studenti di scuole superiori o universitari al termine del ciclo di studi con apposita attestazione dell'istituto scolastico, oppure i lavoratori che hanno cessato l'attività o il rapporto di lavoro, sempre con apposita attestazione da parte delle agenzie delle entrate o del datore di lavoro. Le domande di rimborso devono essere inoltrate entro il 31 di agosto sui siti internet delle aziende di trasporto. Il rilascio del voucher avverrà entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Più tempo invece occorrerà per i soldi in contanti, per i quali il termine è fissato a 60 giorni dalla domanda. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio scoppiato nella notte a Vasto in via San Rocco. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'1:30 perché ai margini della strada stavano andando in fiamme degli scatoloni di cartone depositati davanti a un magazzino. Una squadra di vigili del fuoco ha raggiunto immediatamente il luogo del rogo, spegnendo l'incendio prima che potesse causare danni seri al vicino palazzo. Sulle cause delle fiamme al momento non ci sono certezze. Potrebbe essere stata la classica cicca di sigaretta gettata da un'auto in transito oppure un atto intimidatorio.
Abbiamo ancora pagina, la Giunta Comunale di Teramo ha approvato la riorganizzazione degli uffici comunali, previsti nuovi incarichi dirigenziali a rotazione, i settori diventano aree, sono 6 ed inoltre ci sarà un incremento del personale a disposizione grazie a nuovi concorsi. Ascoltiamo Andrea Core, assessore con delega al personale, vediamo. Abbiamo portato finalmente a compimento questo percorso di riorganizzazione dell'ente, non una semplice, una mera rotazione dei dirigenti, ma una vera e propria ristrutturazione dei servizi per far sì che in maniera omogenea potessero lavorare ed avere l'ambizione di lavorare nel più breve tempo possibile le pratiche dei cittadini in base all'ambito di interesse e all'ambito di intervento. È quindi evidente che ci siamo proiettati non tanto su una dinamica interna quanto piuttosto sul servizio che viene reso al cittadino per far sì che si debba interfacciare con un unico centro, con un'unica area per poter vedere risolta la propria pratica e la propria necessità. Abbiamo ristrutturato quindi l'ente organizzandolo in 7 aree, andando a sdoppiare finalmente quello che una volta era diviso in 3 settori, ma che purtroppo da troppi anni era stato tutto riconcluso in un unico ambito, ossia il settore quinto, andando a dividere quelli che volgarmente erano i lavori pubblici dall'urbanistica, dando però dimostrazione di come questa separazione ha una prospettiva molto più ampia, laddove si parla di rigenerazione urbana e pianificazione territoriale, ossia la ricostruzione post-sisma e come questa debba intrecciare tutti quanti gli ambiti del comune per far sì che in qualche modo la rigenerazione dell'ente sia una rigenerazione a 360 gradi, passi per il servizio ai cittadini e soprattutto passi per il servizio reso per la ricostruzione del territorio che, come abbiamo già avuto modo di ripetere più volte con le parole del sindaco in rappresentanza di un'intera comunità politica che è questa maggioranza, la ricostruzione che deve essere necessariamente sbloccata, accelerata, per far sì che finalmente quell'annosa vicenda che è iniziata nel 2016, quel dramma iniziato nel 2016, possa in qualche modo trovare un punto di fine. L'accorpamento del settore cultura con il turismo, le attività produttive, il commercio e eventi e manifestazioni. Tutte le iniziative di carattere economico, sociale, culturale devono essere messe a sistema come un investimento per il rilancio di Teramo città capoluogo. Questo è un po' mancato perché nel corso degli anni si è scissa un po' l'attività del rilancio delle attività produttive e dell'economia della città rispetto alla cultura, agli eventi. Questo è stato un errore clamoroso, noi stiamo cercando di sanarlo, abbiamo messo in campo già una serie di iniziative, anche Teramo Natura Indomita risponde in quest'estate a questo obiettivo, quindi iniziative che non siano meri eventi fine a se stessi, ma un investimento per il rilancio della città. La Santa Croce vorrebbe chiudere il contenzioso con 39 ex lavoratori dello stabilimento di Canistro, con un pagamento dilazionato degli arretrati. La proposta di transazione inviata ai legali dei lavoratori è arrivata dopo la sentenza favorevole a questi ultimi emessa dal Tribunale di Avezzano. Il servizio di Alfredo Primante. 1.500 euro di anticipo per tutti, poi la restante parte degli stipendi arretrati spalmati in 5 o 8 rate a seconda dell'importo, cioè se superi o meno i 10.000 euro complessivi. È la proposta che la Santa Croce, ex concessionaria ed indicata come vincitrice del bando per l'utilizzo delle sorgenti Sant'Antonio Sponga di Canistro, ha formulato ai legali dei 39 ex lavoratori dello stabilimento marsicano per il pagamento delle spettanze retributive relative al periodo settembre 2016-febbraio 2017, così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Avezzano emessa nelle scorse settimane. La società di imbottigliamento di acqua minerale dell'imprenditore molisano Camillo Colella, in una nota, sottolinea la volontà di porre le basi per una pacificazione e un nuovo inizio di rapporti sereni e produttivi. In forza delle risultanze del nuovo bando, spiega ancora Colella, si stanno programmando nuovi investimenti per lo stabilimento di Canistro, dove nei prossimi mesi riprenderà l'attività industriale. La Santa Croce si era opposta al pagamento delle spettanze del periodo settembre 2016-febbraio 2017. Quel periodo è stato caratterizzato dalla vertenza aperta con i 75 lavoratori che furono poi licenziati e da quella con Regione Abruzzo e Comune di Canistro legata alla gestione delle sorgenti, chiusa con revoca impugnata dalla Santa Croce che ha poi innescato un maxi contenzioso tuttora in atto. La richiesta di dilazione del pagamento delle spettanze arretrate ai lavoratori
lavoratori, spiegano i legali di Santa Croce Roberto Fasciani e Giulio Mastroianni, è stata avanzata anche perché la sentenza è arrivata in un momento in cui l'emergenza Covid ha messo in difficoltà l'intero sistema produttivo, ma, rimarcano i due avvocati, c'è da considerare che la società ha deciso di non pagare quegli stipendi non per mancanza di volontà, ma perché il periodo si riferisce al parziale andamento o fermo della produzione, a seguito dell'avvertenza con Regione e Comune per la concessione. Firmato questa mattina a Pescara l'accordo di rete fra la DMC della Costa dei Trabocchi e quella Sangro Teatina nell'ambito di un progetto di sviluppo turistico. Vediamo il servizio. Ma credo che sia un modo nuovo di turismo che sta prendendo piede, su cui noi abbiamo già sviluppato una serie di ragionamenti che stanno dando i loro risultati e dobbiamo continuare a portarli avanti. Abruzzo sempre più regione bike friendly grazie al protocollo firmato questa mattina dalle DMC Costa dei Trabocchi e Sangro Teatina. L'obiettivo è quello di sfruttare il corridoio adriatico con le sue bellezze naturalistiche. Oggi alla costa uniamo le zone interne, la montagna, un settore particolarmente importante che sta prendendo piede anche forse per questo virus che è in giro. Prima qualcuno in conferenza stampa diceva che le presenze sono quintuplicate e quindi bisogna tener conto anche di questo. Ma l'occasione odierna è servita anche all'assessore regionale Mauro Febo per confermare come sia più che mai in crescita costante la presenza turistica nella nostra regione. Non c'è la presenza, come insomma, era scontato, dei turisti stranieri, anche se cominciano ad arrivare, c'è molta frequenza degli stessi abruzzesi che girano in Abruzzo e soprattutto che vengono, molti italiani che vengono in Abruzzo. Abbiamo delle presenze importanti, numeri di rilievo per quanto riguarda il mare, ma soprattutto abbiamo, per ciò che riguarda i borghi e la montagna, abbiamo numeri veramente, veramente di rilievo e che credo che insomma, in parte riusciranno a dare diciamo, qualche risposta rispetto a quello che è successo purtroppo nei mesi da febbraio a giugno. Due campi da calcetto, tennis e pallavolo e una sala polifunzionale sono le strutture recuperate dall'amministrazione comunale di Villa Santa Maria e che da oggi sono a disposizione dei ragazzi per favorirne la pratica sportiva. Vediamo il servizio. È stato il commissario tecnico della Nazionale di Calcio Femminile, Milena Bertolini, ad inaugurare i rinnovati impianti sportivi di Villa Santa Maria, piccolo paesino nell'entroterra in Val di Sangro, noto e più per essere la patria dei cuochi abruzzesi. I lavori hanno consentito di realizzare un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da tennis e pallavolo, oltre ad una sala polifunzionale. Nell'arco di un paio d'anni, infine, sarà rinnovato il campo da calcio e sarà realizzato un palazzetto dello sport, completando così il disegno dell'amministrazione comunale guidata da Pino Finamore, volto al recupero degli spazi e alla promozione della pratica sportiva tra i giovani. Abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri ragazzi di poter esercitare diciamo, lo sport, sapete meglio di me che all'interno, diciamo, nelle zone interne è molto difficoltoso trovare impianti sportivi, noi in un sol colpo ne abbiamo realizzati tre, insomma, in buona sostanza anche con una spesa contenuta di 220.000 euro. Siamo orgogliosi anche per poter avere a disposizione il mister della nazionale italiana per un'inaugurazione, diciamo è una ripartenza dopo questo fermo del Covid, insomma, che ci fa stare tutti in pensiero e allerta. Dare impiantistica sportiva è importante per dare un'opportunità alle bambine e ai bambini di fare sport e sappiamo quanto lo sport sia importante per avere una società migliore, avere dei ragazzi e delle ragazze che attraverso lo sport riescono a capire quali sono i valori importanti nella vita e quindi anche poi uomini e donne adulte con un senso civico diverso. Lo sport Serie B, il Pescara si aggiudica in rimonta 2-1 il playout di andata grazie ad una ottima ripresa a spese del Perugia. Sono Galano e Maniero a ribaltare la squadra umbra che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio con la rete di Quan. Nella gara di venerdì al Curi i biancazzurri avevano due risultati su tre a disposizione per centrare la salvezza. Intanto oggi il giudice sportivo ha squalificato il team manager Andrea Gessa per aver
aver lanciato in campo un pallone durante il gioco. Per lo stesso motivo alla società biancazzurra è stata comminata un'ammenda di 5.000 euro. Ora vediamo il servizio della partita e poi il botta e risposta tra il DS del Perugia Goretti, che ha accusato il tecnico Sottil di aver pianificato il getto in campo del il lancio in campo del pallone in un'azione di ripartenza del Perugia, e appunto la replica del tecnico biancazzurra arrivata poco fa in redazione. Vediamo intanto il servizio e poi le interviste. Vince il primo round play-out il Pescara, che batte con merito 2-1 il Perugia in una gara dalle mille emozioni. Il successo abruzzese è importante, con la squadra del presidente Sebastiani chiamata ora a fare bene anche fra 4 giorni, quando potrà giocare per 2 risultati. Delfino in campo con il 4-3-3 senza Balzano e Drudi. In difesa dopo 5 mesi si rivede Campagnaro, che sarà il migliore fra i suoi. In avanti spazio a Galano, Pucciarelli e Maniero. Nel Perugia fuori Angella per squalifica, dichiara causa infortunio. Rajkovic, che ha chiuso anzitempo la sua avventura in biancorosso. Oddo risponde con il 3-5-2 e Capone e Falcinelli in attacco. Dirige Marinelli di Tivoli, coadiuvato dal VAR. Le prime battute di gara nella torrida serata di metà agosto sono a buon ritmo. Al 7° minuto, sugli sviluppi di un angolo, palla a Masciangelo, che dai 25 metri mette di poco il pallone fuori dopo una deviazione di Quan. Preme di più la squadra abruzzese con gli ospiti, che si vedono al 15° con la punizione di Falasco ed il colpo di testa di Quan, che mette però a lato. La gara resta in equilibrio con le due formazioni attente anche a non scoprirsi. Alla mezz'ora c'è però un'occasionissima per Pucciarelli, che in area perugina si gira e mette di un soffio al lato. Si salva così la formazione ospite con il Delfino, che poi rischia al 31° con una parata di Fiorillo attento su Falcinelli. L'ultima parte di primo tempo è però amara, perché al 40° Quan approfitta di una mezza bambola della retroguardia abruzzese su una giocata di Falzerano, mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Si mette male per la squadra abruzzese, costretta a rincorrere ma anche a non scoprirsi. Al 43° Gomber tocca il pallone in area perugina con la mano, con Marinelli che lascia proseguire ed il VAR che incredibilmente non vede, e con il gioco che riprende fra le proteste abruzzesi fino al termine del primo tempo. Nella ripresa si riparte al 9° con un guizzo di Pucciarelli, che però non inquadra lo specchio della porta, difesa da Vicario, che poi al 13° non può nulla con Galano, che di testa non sbaglia su perfetto cross di Masciangelo. Parità all'Adriatico con il Delfino, che si rianima grazie anche alla 14° rete stagionale del bomber pugliese, e così al 17° e ancora il portiere ospite a dire no a Maniero. Sembra cambiare l'inerzia della gara, anche perché qualche attimo dopo il portiere biancorosso dice no anche distinto a Campagnaro. Attacca la squadra di casa, che al 21° è ancora pericolosa con Memushai, che su angolo chiama Vicario alla respinta. Ancora Pescara al 23° quando è entrato Nicolussi Caviglia, cintura in area Pucciarelli. Questa volta il direttore di gara segna il penalty senza esitazione, con Maniero che poi spiazza dagli 11 metri Vicario per il sorpasso degli Adriatici. E con Sottil, che ora vede una squadra diversa, e con l'ingresso in campo di Busellato per Palmiero per sistemare qualcosa in mezzo al campo. Nel Perugia spazio a Melchiori e Nzita. La gara sul terreno di gioco resta palpitante, con gli ospiti ora però in difficoltà ed i biancazzurri ancora più vivi, e con Galano vicinissimi al 36° al gol del 3-1, ma ancora una volta il portiere del Perugia dice no. Si giocano così gli ultimi minuti di partita con il presumibile forcing della squadra ospite. Il finale è incredibile, con una gara interminabile che vede il triplice fischio finale dell'arbitro laziale dopo 101 minuti di gara. Il Pescara vince per 2-1, ma il pensiero è già alla gara del Curi. Vediamo, sarebbe stato rigore se l'arbitro avesse visto il momento in cui tiravano il pallone dentro. Il pallone doveva essere dentro l'area di rigore. È sicuramente un episodio antisportivo, questo sicuramente sì, un episodio che è stato preparato dall'allenatore del Pescara, perché noi eravamo in tribuna e abbiamo sentito le sue parole: datemi il pallone e poi lo tiro io. E niente, andiamo avanti, non ci interessa. Queste dichiarazioni mi sorprendono molto e mi dispiace che il signor Goretti dica queste affermazioni, queste accuse nei miei confronti. Questo voglio dire, innanzitutto io non ho mai detto una frase del genere, perché lui dice che mi ha sentito nello spogliatoio, ma io nello spogliatoio sicuramente non vado a dire che devo calciare un pallone nel campo, ma vado a fare le correzioni con la mia squadra e vado a fare dei correzioni.
correttivi come sempre faccio. 30 anni che ho giocato a calcio da professionista, 10 anni che faccio allenatore e penso di, poi posso essere, posso piacere o non posso piacere come professionista, ma come persona mi sono sempre comportato bene, non ho mai avuto un episodio di antisportività o di o così disciplinare. Fare tutto questo polverone per comunque, lo ripeto, io non sono una persona che si nasconde davanti a niente, sono sempre diretto e lo sono sempre stato e continuerò ad essere. Sicuramente se volato sto pallone in campo non è stato un gesto sportivo, però da lì a tirare su tutto un polverone di questo tipo mi sembra un po' una comunicazione un po' mirata a caricare un pochettino, andare un po' sopra le virgolette, no? Per caricare la partita ritorno. Era questo l'ultimo servizio del TG6 e tutti i servizi di questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione.